Ti piace vedere gente pazza che fa trick estremi su due ruote? Questa è la serie che fa per te. Io giro in mountain bike freestyle, faccio trick estremi, ma la cosa che amo più di tutte è vedere gli altri fare trick estremi. Uno, perché non rischio io. Due, perché c'è un sacco di gente con tantissima creatività che inventa ogni anno e ogni giorno nuovi trick. Mi ricordo che da bambino ero sempre alla ricerca di cassette, DVD, giornali che mi mostrassero dei trick con qualsiasi cosa. Poi nel tempo ci sono entrato io in quel mondo, ma quella sensazione che si prova quando si vedono questi trick estremi e i cosiddetti world first, cioè i trick che non sono mai stati fatti prima d'ora, è sempre una sensazione che ti lascia quel buon sapore in bocca. E ho detto, perché non portarlo anche su YouTube Italia? Istruiamo un po' le persone che guardano i miei video, facciamogli vedere un po' di trick che sono stati fatti in passato, ma che tuttora sono estremissimi. Fatemi sapere nei commenti se per un prossimo episodio magari è meglio fare prima BMX, trick con la bici da downhill, freestyle motocross, magari un episodio invernale anche per gli sci. Per l'episodio di oggi partiamo proprio dalla categoria che mi vede protagonista, lo slopestyle, quindi il freestyle vero e proprio con la mountain bike. Partiamo a bomba, triplo backflip. Tre giri indietro, uno dei video che più mi ha ispirato in assoluto alla mia giovane età. Chi poteva fare un triple backflip? Un membro della Nitro Circle, ragazzi, la crew di Pastrana, il rider di freestyle motocross ma anche di tutti gli action sport più pazzo di sempre. In questo caso il primissimo triple backflip in mountain bike chiuso su terra è stato fatto da Gavin Godfrey su un salto senza senso gigantesco. Soltanto guardate questo double backflip, quanto tempo sta in aria e quanto deve rallentare la rotazione. Triple backflip veramente perfetto. Se notate, ha proprio fermato la testa durante la rotazione, cioè lui non guardava indietro, guardava avanti, in modo tale che ad ogni fine di ogni giro lui riusciva a guardare giù e vedere sempre l'atterraggio, eseguito da manuale. Piccola curiosità, subito dopo di lui l'ha chiuso anche Ethan Roberts, che però ha messo giù un piede. Comunque io mi sarei accontentato lo stesso di averlo chiuso. Tra l'altro l'ho anche provato anch'io questo trick solo sull'airbag, e io sull'airbag mi sono rotto la clavicola. In realtà l'airbag era morbido, è solo che rotolando sono uscito dall'airbag, tirato una stecca della Madonna e mi sono rotto la clavicola. Passiamo a uno degli dei della mountain bike freestyle, Brandon Semenuk, che ci regala questo 7 cork bar spin dallo step down, ragazzi. Per me questo trick non ha senso. Io è da anni che ci lavoro per cercare di farlo costantemente su un salto normale, non su uno step down. E per chi non lo sapesse, uno step down, come vedete, è un salto dove la rampa è molto bassa e l'atterraggio è più basso della rampa, quindi andate solo in caduta. Io non riesco a farlo sui salti normali, ma dallo step down non mi sognerei mai di farlo 7 core bar spin. Per chi non lo sapesse, certe volte si prende ispirazione da altri sport per imparare i trick, e in questo caso Simon Gozeg ha preso ispirazione dall'FMX facendo questo flip tsunami tiratissimo. I wake up, flex, I'm down next, check, no drip is wet, tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch. Siamo a Red Bull District Rally di Norimberga, contest a cui ho partecipato anch'io, non di quell'anno. Comunque la cosa particolare di questo trick, oltre al fatto che vabbè, l'estensione è pazzesca, cioè guardate com'è messo, lui sta guardando avanti, la bici è già al contrario, veramente bellissimo. Però la cosa veramente particolare è che, se notate in partenza, vedete quelle due manopole, manovelle che ha montate sul manubrio? Quelle si chiamano flip lever, sono delle leve che servono proprio a stoppare, come vedete, la rotazione della bici una volta che la bici è partita e gira. Tu per bloccarla come fai? Queste leve, appoggiandosi sull'avambraccio, fanno bloccare completamente la rotazione e vi permettono di risalire sulla bici. È dura ripetere un trick del genere durante una run di un contest, proprio perché devi montare apposta queste leve, però per altri trick darebbero fastidio. Chi ha detto che un trick basico come manual non può essere mixato a trick estremi? Adrian Tell ha pensato bene di fare un backflip, atterrare in manual e scendere dal drop in front, ragazzi. Cioè equilibrio 2
200%. E convinzione manetta, perché già soltanto front flip da un drop è difficile. E con sempre connesso manual vi mostro questo trick che ha fatto sempre il Don, Brandon Semenuk, in uno dei suoi Raw 100, dove al termine di un manual lunghissimo su una cosa abbandonata ha tirato backflip. Questo a me personalmente mi impressiona un po' di meno, ma la cosa difficile è che comunque ha fatto un manual molto lungo, e poi da lì devi azzeccare nel momento perfetto quella spinta di flip che, se per sbaglio ti lasci cadere un po' troppo presto indietro, tiri una nucata sullo spigolo di cemento che non lo trovavamo più. Semenuk, il prossimo trick che ho trovato è solo per i veri fan dello slopestyle. Benny Phillips dall'Australia, rider pazzo che non si vede più in giro da anni, in un suo edit del credo 2013-14 ha mostrato trick impensabili, ma in particolare un trick che ad oggi non si è ancora visto, cioè 360 triplo downside tail whip. Ragazzi, lui gira attorno alla bici e nel frattempo in mezzo c'è anche un triplo whip, niente di che, però vabbè. Piccolo spoiler, in realtà l'ho visto fare da un altro rider, dal nostro buon Emil Johansson. L'ha fatto in allenamento al Dome, non ho il video, lo vedremo presto in gara, tranquilli. I drop si possono fare dritti, ma ormai i rider li fanno anche facendo 180 e prendendoli all'indietro. Questo trick normale quando fai 180 si chiama half cab, ma il buon Brandon Semenuk ha deciso di step upare notevolmente il gioco facendo half cab 540. Pull up you deep on my niggas, consider it's pivotal. Chop through the app, make a clap it, don't cap it. She tapping it fast, I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up. Io vi assicuro che ho provato a fare half cap 180 da un drop alto ed è difficile. Half cap 540 è una cosa veramente fuori dal normale. La rotazione può sembrare semplice, ma la tecnicità di arrivare all'indietro su un drop alto, magari 3-4 metri, e avere la freddezza di spingere, mantenere il baricentro perfetto, bilanciato, è una cosa da alieni, ragazzi. Nient'altro. All'inizio abbiamo parlato di Nitro Circus e di Travis Pastrana. Perché non mostrarvi proprio un trick fatto da Travis Pastrana in mountain bike? Pastrana in mountain bike? Mica gira in freestyle in motocross? Sì, ma ragazzi, è il dio del freestyle. Prende qualsiasi cosa e fai trick. Double backflip 360 con la mountain bike per uno che non gira in mountain bike. Non ha senso, cioè, perfetto. Non ha senso, non so cosa dire. Penso sia semplice da capire, è un doppio backflip con all'interno anche un 360. E se vogliamo proprio essere pignoli, in realtà lui l'ha chiuso su una sottospecie di materasso leggermente morbido. Questo trick è stato fatto poi anche da Tom Van Steenbergen recentemente. Lui l'ha fatto su un salto più grosso e sul duro. Forse il primato di questo trick può essere considerato a Tom Van Steenbergen. Ma tenete conto che quando si parla di questa difficoltà di trick, anche atterrarlo su una cosa leggermente morbida conta come chiuderlo più o meno sul duro. Chapeau a Tom Van Steenbergen per averle fatto proprio sulla terra. Travis Pastrana l'ha fatto molti anni prima e non gira in bici. Sempre Nitro Circus, un altro show, un altro folle, Dustin Weigel. Tutti questi qua di Nitro Circus non si sa da dove prendono tutte queste skills, perché sanno girare con qualsiasi cosa, ma è per quello che sono stati scelti dal signor Travis Pastrana per fare questi show di Nitro Circus. Ha inventato questo trick che si chiama Carolla. Assomiglia a un trick che fanno in mountain bike, che hanno chiuso, che si chiama Cali Roll o Body Varial. La bici sta dritta e voi in aria fate un 360 col corpo, la riprendete, risalite e vi mettete due atterrate. Ma in questo caso la differenza notevole per cui ho scelto di farvi vedere in particolare questo Carolla trick e non il body varial è che uno è l'unico ad averlo fatto e due è molto più difficile, perché lui, tanto che fa il 360, non è in verticale in aria, lui è sdraiato. È difficilissimo già solo tuffandosi in acqua e farlo a corpo libero. Qui devi farlo mantenendo l'equilibrio, perché una volta che hai finito la rotazione devi riprendere la bici e rimettertela sotto e atterrare. Non ho mai visto nessun altro farlo. Complimenti. Come poteva non mancare in questo video Emil Johansson, cioè l'ultimo crankos l'abbiamo visto dallo step down 3-6 Wishing Viper. Già quello è un trick che merita di essere in questo video, ma ne fa altri milioni. Nella sua stessa run ha messo un altro 3-6 bar spin to double downside tail whip, cioè robe complessissime tecnicamente, forse un po' meno spettacolari rispetto ad altri trick, ma vi assicuro che dal punto di vista tecnico di un rider sono le cose più difficili in assoluto. Però l'ho voluto inserire in particolare per un trick che non ho più visto fare da quasi nessuno. Un anno al Nine Nights deciso di fare in un'ora 6 world first, tra cui un backflip quintuplo bar spin, 5 bar spin in backflip. Emiliano Manolesta. Per chi mi conosce bene sa che anch'io nel 2015 ho provato un trick folle, di preciso è backflip
tail whip da un drop, quindi da una passerella piatta. Non l'ho chiuso e sottolineo che non avendo la possibilità di provarlo su strutture morbide, io quel trick l'ho provato direttamente sul duro. Qualche anno dopo, il mio probabile world first se l'è preso Brett Reader, che ha fatto appunto backflip dal drop a casa sua, chiuso perfettamente, molto molto pulito, ma la cosa più impressionante di Reader è che poi lui è riuscito a farlo anche in contest. Quindi dopo aver fatto una run con altri 1000 trick, in fondo, quando sei il momento più stanco, lui ha fatto flip. Chapeau. Proseguiamo con Pavel Alekhin, russo, matto, che ha fatto backflip windshield viper, praticamente backflip opposite tail whip to regular tail whip, praticamente ti spezzi il piede in aria quando calci via la bici dall'altra parte. Griffin Paulson dal Canada, che recentemente in un edit ha mostrato un doppio backflip bar spin. La bestia David Godzik, che ha deciso di aggiungere un ulteriore tail whip al già il difficilissimo triple whip, quadruplo tail whip in un solo salto con la mountain bike. Io faccio fatica a farne tre e lui ne ha fatti quattro. Ma chi ha fatto per primo doppio front flip con la mountain bike? Bienvenido a Guado nel 2011 e credo sia tuttora uno dei pochi che comunque riesce a fare costantemente questo trick. Matt Jones, atleta inglese Red Bull, per un suo edit apre il video con un caveman barra ninja drop in backflip Superman Seagrab. Molto molto creativo, chiaramente un trick che probabilmente non si vedrà mai in contest, ma mi è piaciuto, quindi ho voluto inserirlo in questa compilation. Ah, tra l'altro, riguardando poi tutto l'edit, in fondo al video fatto anche tipo backflip atterrando su un ceppo e poi front flip, altra cosa fuori dal normale, buttiamocelo dentro che male non ci fa. Nei ricordi del Toto bambino è rimasto impresso un nome, Mike Montgomery. Al tempo era veramente uno di quelli che sendava più di tutti, uno di quelli che proprio faceva progredire lo sport con trick molto innovativi e sempre ispirati molto al freestyle motocross. Appunto, cercando un po' di suoi video su internet, mi è ricapitato di vedere questo trick. Oh, non mi ricordo come si chiama, neanche in freestyle motocross, perché non mi ricordo il nome semplicemente, ragazzi. Però mi piace veramente un sacco portarsi davanti al manubrio e soprattutto stendersi così tanto in bici, quasi oserei dire più difficile che in freestyle motocross, perché in motocross hai la moto che ti tiene molto stabile, quindi ogni tuo movimento che fai non influisce tanto sulla rotazione, perché tanto la moto pesa più di te, quindi una volta che hai spinto il backflip giusto poi la moto ti porta in aria. Mike Montgomery, non ti dimentico. Tra i ragazzi giovani della scena slopestyle attuale c'è un ragazzo, Paul Koderk. Oltre a fare i contest, comunque si sta andando a fare, si sbatte per fare questi edit molto molto brevi, ma con dei trick veramente martellanti. L'edit che l'ha fatto esplodere, My War, ha mostrato un half cab, quindi sempre, come vi dicevo, atterrare all'indietro su una passerella di legno, ma seguito da un flare. Ragazzi, flare è un backflip 180. Questo ha scioccato un po' la scena mondiale della mountain bike al tempo, 2 o 3 anni fa, e tuttora è l'unico che ho visto chiudere questo trick. In realtà, adesso che mi viene in mente, anche Matt Medduff in un edit recente ha fatto una roba simile, ma facendo solo backflip all'indietro e atterrando su una discesa di terra fatta apposta. Però quello è esclusivamente per il video. Questo, ipoteticamente, questo trick di Paul Koderk è ripetibile in contest, anche se la vedo dura perché è nazissimo e la possibilità di sbagliarlo è altissima. Piccola parentesi su Paul Koderk, proprio perché ha fatto anche un secondo edit, My War 2, dove ha mostrato un doppio backflip da uno step down, e questo era veramente un doppio backflip da un vero step down, e secondo me io considero questo doppio backflip step down il primo backflip da doppio step down mai fatto, perché altri hanno detto di averlo fatto prima, ma la rampa era alta, non erano veri step down. Ragazzi, primo doppio backflip da un vero step down l'ha fatto Paul Koderk, secondo me. Chiudo questa compilation di trick estremi nello slopestyle door jump con il buon Nicoli Rogatti. La bestia nera dello slopestyle, l'animale dello slopestyle, il cinghiale delle biciclette. Lui è fortissimo, come sappiamo, nelle rotazioni, e infatti è stato il primo e unico al mondo ad aver fatto un 1440 in mountain bike. E viene chiamato così proprio perché sono 4 rotazioni, ma di cui una in avanti e 3 sull'asse verticale, sì,
verticale. Insomma, quelle che giri per così. Appunto, si può anche chiamare in realtà front cork 1080. Per i non esperti, casual, quindi quello che faccio io, front flip 360. Poi c'è twister, front flip 720. Questo 1440 che è front flip 1080. Spero di non essermi dilungato troppo e spero di aver fatto un po' di cultura in questo YouTube Italia, che magari tanti ragazzi si sono appassionati allo sport ma non conoscono tutti i trick che ci sono dietro una mountain bike, e quindi magari a un contest, guardando la diretta, uno vede un trick e dice: ma quello non l'ha mai fatto nessuno, invece non l'ha fatto. Scrivetemi nei commenti che episodio preferite per primo: trick, salti strani con le bici ADH, BMX, freestyle, motocross o sci. Scrivetemi nei commenti quale preferite. Io adesso vi lascio, che devo appunto montare il video che ho appena registrato. Una rottura di palle. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.